Salve a tutti, sono il professor ingegnere Francesco Samani e in questo nuovo video parlerò relativamente alle operazioni tra gli insiemi. Allora, prima operazione, unione. Ho un insieme A, unione B. Che cosa significa? Facciamolo vedere graficamente. Questo è l'insieme A, questo è l'insieme B. Ottengo che cosa? Tutti gli elementi che appartengono sia ad A che tutti gli elementi che appartengono anche a B. Facciamo un esempio. Se A è costituito dagli elementi AB e B è costituito dagli elementi BCD, l'insieme C che è uguale all'unione dei due insiemi sarà costituito dagli elementi A, B, C, D e per proprietà possiamo dire che l'insieme C è costituito dagli elementi X, tale che X appartiene ad A o, well, X appartiene a B. Altra operazione, intersezione, e si scrive A intersezione B, possiamo chiamare C il relativo insieme, e è costituito questo nuovo insieme da tutti gli elementi che appartengono contemporaneamente ad A e a B, quindi nel caso precedente solo l'elemento B, quindi in questo caso C è costituito solo da B, cioè gli elementi comuni. Si può anche scrivere X tale che X appartiene ad A e X appartiene a B. La nomenclatura matematica. La rappresentazione che sto facendo adesso è tramite i diagrammi di Euler-Rovin. L'insieme differenza, quindi A-B, A meno gli elementi di B, quindi che cosa significa? Se questo è A, questo è B, facciamo uno zoom, apriamo un piccolino, ottengo questo insieme qua, cioè tutti gli elementi di A ma che non appartengono a B. Quindi, nel caso di prima, vabbè, adesso lo scrivo, se A è composto ad esempio da A, B, C, D, e B è composto da C, D, E, C sarà dato da A e B, perché solo A e B sono gli elementi che non appartengono all'insieme B. Quindi si può anche scrivere che A-B è dato da tutti gli elementi X che hanno la proprietà di appartenere ad A e contemporaneamente non appartenere a B, all'insieme B. Ovviamente la differenza B-A sarà data da questa area del diagramma di Euler-Rovin. Cioè, esiste un insieme molto particolare che è detto insieme vuoto, ed è indicato così, ed è un insieme privo di elementi e per definizione ogni insieme vuoto è incluso in qualsiasi insieme. Quindi sarà incluso in A, sarà incluso in B, sarà incluso in C. Questo per definizione. L'insiemistica ha dei postulati, ha un'assiomatica, chiamiamola così, cioè in realtà sfato un mito a cui, molto pense, a cui tanti pensano, che la matematica è pura ragione, no? Cioè che la matematica non è un'opinione, la matematica è certa, è precisa, è insindacabile ed è perfetta. In realtà la matematica, come la geometria, che è una branca della matematica, si può dire un sottoinsieme della matematica, l'algebra è una parte, la geometria è un'altra, eccetera, 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 si regge su dei postulati, quindi su delle verità iniziali, delle definizioni iniziali, che non sono dimostrate.
tutta la matematica si regge, si viene costituita con grazie al fatto che esistono degli assiomi che non si dimostrano, grazie ai quali deriva tutto il resto. Questo deve essere ben chiaro. Se vi è piaciuto il canale, se vi piace il canale, probabilmente siete già iscritti. Se vi è piaciuto il video, mettete pollice in su, passate parola, aiutate questo canale a crescere. Io spero che, insomma, ci possano essere tanti commenti, tanti like, soprattutto tante visualizzazioni. Sono disponibile in questa fase, non so ancora per quanto, a creare video appositi dietro richiesta. Buona giornata o buonanotte a seconda dell'orario.